Una mattinata speciale nel Dipartimento Materno-Infantile del Policlinico Santa Maria alle Scotte, grazie alla visita dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che hanno portato doni, regali e sorrisi per i piccoli pazienti, insieme ad un reciproco scambio di auguri per le festività natalizie con i professionisti dell'azienda ospedaliero universitaria senese e le famiglie dei piccoli degenti. Una piacevole visita che, come da tradizione, anima i giorni che precedono il Natale, rendendo più leggera la degenza in un ospedale per i giovani pazienti del Policlinico Santa Maria alle Scotte. A fare gli oneri di casa il direttore generale Walter Giovannini, insieme al professor Mario Messina, direttore del Dipartimento Materno-Infantile, al professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria e a tutti gli altri professionisti del Dipartimento. Hanno partecipato all'evento il questore di Siena Costantino Capuano e il capitano Alberto Pinto, comandante della Compagnia Carabinieri di Siena. È una bella tradizione che io ho trovato venendo a Siena e che mi piace continuare ad alimentare. Uno dei motti della polizia è vicino alla gente. Quale migliore occasione? Essere qui a condividere dei momenti con dei ragazzini che i bambini non dovrebbero mai entrare in un ospedale. Purtroppo la realtà è diversa e riuscire a portare un sorriso è una cosa che ci riempie di gioia, fa più bene a noi che ai bambini stessi. Noi ogni anno accogliamo questo invito, ci organizziamo, ci teniamo a esserci, apposta per essere vicino a questi bambini sotto le festività, essere vicino anche alle famiglie, perché veramente, oltre a parte i piccoli doni che lasciamo noi, i sorrisi e la gioia che vediamo in questo momento difficile ci accompagna veramente nell'operato quotidiano.